Tutto pronto per il calcio d'inizio, fischietto in bocca, inizia l'ultima giornata. Mulattieri molto largo, sovrappone Zappa, Mulattieri finta il cross, rientra sul mancino, ha un po' di spazio, palla fuori per Pompetti, calcia lui, centrale, risposta corta Dorante, è il più veloce di tutti e dopo 4 minuti porta avanti i nerazzurri, Palermo 0, Inter 1, ha segnato Andrea Adorante. Male a Vogadri sul tiro di Pompetti. Lungolinea per Mulattieri che prova a saltare Fratella, vuole ripuntarlo e lo salta due volte. Mulattieri ancora prova a entrare in area, Mulattieri ancora, cross dentro Adorante! Ha raddoppiato l'Inter, sesto minuto, 2-0, ancora Andrea Adorante. Eccolo qui il dribbling di Mulattieri, salta due, poi bella la palla dentro per Adorante, va subito a cercare la velocità di Mulattieri, inseguito da sicuro Mulattieri, in mezzo sta arrivando Adorante, palla sul secondo palo verso Salcedo, autogol di Petrucci, 3-0 Inter al decimo, altro contropiede perfetto Petrucci per anticipare Salcedo. Buca Vogadri per la terza volta, Inter 3, Palermo 0, autogol di Petrucci. Mulattieri, lungolinea, c'era lo spazio per Zappa, si va adesso da lui, crossa in mezzo a cercare Salcedo, Vogadri esce male, Schirò! Non trova la porta, e palla che finisce sul fondo, Nerazzurri vicino al gol del 4-0. In zona d'attacco il Palermo, è pronto Santoro ad andare al cross, sul primo palo c'è la deviazione di sicuro, bravo Dekic ad arrivare sul pallone, gran parata del serbo al 34esimo. Colombini riesce a sfondare, Colombini va al cross, basso dentro, spizzato in mezzo, Mulattieri può provare a girarsi e a calciare, e solo però a sfiorare il palo e il gol del 4-0. Prova a ripartire comunque il Palermo in questi secondi finali del primo tempo, sempre Mendola protagonista, cerca il cross sul secondo palo, non la tocca nessuno, c'è a terra anche Colombini, si sta trasformando in una battaglia, 3 minuti di recupero, mentre continua ad attaccare lì sulla fascia Gambino, messo giù, calcio di rigore per il Palermo, eccolo qua il fallo di Pompetti, protesta Nolan, ma per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore, parte sicuro Dechi, c'è ancora a parare il rigore, secondo rigore parato consecutivo da Vladan Dekic, dopo quello all'Atalanta anche al Palermo si rimane 3-0. Gran parata di Dekic, scadono i 3 minuti di recupero, finisce così, Palermo 0, Inter 3,